distorsione, pure qualche stiramento, non sappiamo bene, non siamo riusciti a comprendere la dinamica di questo infortunio. Intanto il pallone sta giocando con la fascia generale del campo, ancora da Caremi a Cavallari, il Messina è padrone del campo, ancora a Pensapelle sulla fascia di sinistra, Pensapelle è un difficile controllo del pallone, poi si interviene Cosci che respinge in avanti, Mazzoppo perde il contrasto l'ennesimo con il 10 Caremi, ancora su Caremi commette fallo, Tinaglia doveva dare vantaggio, il pallone ancora tra i piedi di Elias, poi Cavallari, ancora il lancio di unità per De Carlo, si lascia scorrere, Piglio De Carlo per Benzabene che non intuisce l'utilizzo del compagno, il pallone sfida via in favore con l'altezza da venire cacciando sotto i settori distinti, perché siamo quasi al 44esimo del primo tempo, vedremo poi se verrà a recuperare qualcosa, l'arbitro per l'infortunio a Musa, l'arbitro il signor Leni di Perugia che insomma ha arbitrato bene, il rilancio di unità per Vitulano, ancora una volta anticipata da Paradini, poi c'è Elias che va meglio su Marchi, vincono tutti i duelli, i giocatori del Messina sono i primi sul pallone, ma se ci pare un po' sulle gambe, ora c'è un fallo che viene fissato in attacco. Pochi minuti fa per quel fallo in aria, fallo che sarebbe dovuto volontario a Messina, è stato ammonito Caremi nel protesto, ora però il Messina non cade la stessa trappola, anche perché l'arbitro guarda con severità Cavallari, rilancio della Salernitana in profondità, siamo stati già nel primo minuto di recupero, il pallone viene stoppato diretto da Carvano Polizzo, ancora verso Paladini, Honor sulla fascia destra, corre velocissimo, l'ex Juventino inseguito da Di Francesco, mette il pallone in fallo laterale, si sta difendendo in pratica anche con le ali e la Salernitana gioca le ali arretrate, il Messina sembra che giochi dell'area e poi in questo momento il signor Leni di Perugia dopo due minuti di recupero manda tutti gli spettatori, il risultato 0-0 tra Salernitana, una brutta Salernitana ed un ottimo Messina qui allo stadio Vestuti di Salerno, si tratta della sesta giornata, girone andata del campionato nazionale Serie C Girone C 1975-76, da giornata per il momento è tutto, a risentirci gentili ascoltatori fra un quarto d'ora circa per la radio diretta del secondo tempo di questo incontro. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio ancora da Gerardo sulle frequenze di Radio Salerno International, canale satellitare analogico 1234, Radio Cronica diretta del secondo tempo in Coppa di Calcio Salernitana Messina, valevole per la sesta giornata del girone di andata del campionato nazionale di calcio Serie C Girone C 1975-76, in questo momento le squadre stanno facendo il loro ingresso, gli ordini del signor Leni di Perugia per disputare questo secondo tempo, la Salernitana si stierà alla sinistra della tribuna centrale mentre Mascella, il portiere del Messina, alla destra, la partita di inizio in questo momento con fallo laterale in favore del Messina, ripariamo le formazioni che sono scese in campo, la Salernitana schiera Brustenga, Corsi Marchi, Zoff Gentile Petras, Stefan Tinaglia, Vitulano Abbondanza, Di Francesco in panchina con Massimo Giacomini, neo trainer della Salernitana, ci sono Filati, Braione e Veracini per la squadra invece palatinana, giocano Poerio Mascella, Onor Maglio, Cavallari, Polizio Parodini, Elias, intanto c'è un tiro da fuori, Sbilenco di Zoff, la linea dell'aria, dai 20 metri, il pallone ha sorvolato la traversa, la parte che era Mascella, diciamo, il Messina gioca con Elias, la tappa Elias Gagliardi, De Carlis, Caremi pensa bene che dal 42esimo del primo tempo ha sostituito il rinforzato Musa che è stato molto pericoloso, un palo, un tiro di poco fuori, un tiro di De Carlis, la Salernitana non ha mai impensierito Mascella in tutto il primo tempo veramente inguardabile per gli uomini di Giacomini che ora subiscono il fallo di Elias, lungo la fascia generale del campo contro Marchi, è stato questo fallo, Marchi si alza in questo momento, osserva il presidente compagno di squadra, poi lascia il compito della battuta a l'abbondanza, il cross al centro dell'area, respinge la difesa con Parolini che giganteggia su Vitulano, serve ancora il pallone avanti verso
il numero 7 Elias, che fugge rapidissimo sulla destra, una spina nel fianco della difesa della Saldana. Elias però per fortuna Saldana Marchi riesce a fronteggiarlo, non piove più in questo secondo tempo, ma il cielo è sempre plumbeo, scuro, grigio, così come la partita non bella, anche se il Messina per età ha giocato molto molto meglio della Saldana, la Saldana che ora avanza lungo la fascia centrale del campo con abbondanza, opaca la prestazione del capitano Granata, il lancio di per Vituano, una volta anticipato, molto bene da Parolini, poi Polizzo pensa bene sulla sinistra, supera di slancio Corsi, però poi interviene Petrez che evita anche il fallo laterale, finta il passaggio a Brustenga, poi lancio per metà per abbondanza che perde l'ennesimo pallone a beneficio di Cavallari, Elias Gagliardi, si distende piacevolmente il Messina, il lancio di Caremi in profondità per De Carolis, c'è stato un fuorigioco al Messina, mentre siamo giunti al sesto minuto del secondo tempo, 0-0, ancora la Saldana posso dire non pervenuta in questo inizio del secondo tempo, così come tutto il primo tempo. Giacomini ora si alza la panchina, dà a disposizione ai suoi uomini, sta richiamando, ci sembra Tinaglia, il lancio in proprietà della difesa del Messina, e poi c'è questo tiro velleitario da fuori, Valerari pensa bene, però in alto sulla traversa, il Messina ha dominato nel primo tempo, ha fatto marcare una netta situazione terriera, però non è riuscito a segnare, voi per una certa imprecisione, voi per una certa dose anche di fortuna per la Saldana, ci riferiamo al palo colpito da Nuccio al 12°, ora però c'è un fallo a centrocampo su Stevan da parte del numero 3 Maglio, faccio posizione per la Saldana, si incarica abbondanza, Zoppo di Maglia, ancora verso Vituano che non si avvede del passaggio compagno, meglio stava arretrando, il pallone è andato in profondità, sono slegati i reparti, il pubblico comincia un po' a spazientirsi, sta fischiando su tutto il pubblico della curva, la Saldana è soltanto la brutta copia della bella squadra, abbiamo visto fino a 2 settimane fa sotto la guida di Renato Settembrino, ancora il lancio in proprietà del Messina per Elias Caremi, abbiamo l'impressione, gentili ascoltatori, che ormai il Messina dovesse dare una cadenza più sostenuta al match, potrebbe farlo suo, ma per il momento si limita a traccheggiare centrocampo, tiene ancora la Saldana con questa sortita in avanti di Francesco che supera Horror, forse per le volte il corso della gara, cross al centro dell'area, respinge la difesa, non c'è nessuno al centro dell'area, neppure Vituano che è ai limiti dell'area stessa, poi questi fischi sono per Tinaglia che perde l'ennesimo pallone e Zoff che sta per combinare un pasticcio, per fortuna la Saldana interviene, Petraz che con un gran calcio rimanda il pallone avanti, addirittura però nel settore dei distinti, veramente inguardabile la Saldana in questi primi 10 minuti di gioco, Messina attacca, ancora sul fronte di destra con Elias che ora va a terra, invoca un calcio di inserzione che l'arbitro non concede, ora poi però c'è ancora il rilancio in profondità di Saldana o Petraz, ma nella terra di nessuno, Parolini stoppa per il petto, poi addirittura di tacco serve Polizzo, la volta addirittura irridente, tacotante la manovra del Messina, la facilità con cui la squadra pelotana si distende, ora c'è un tiro di De Carolis che sfiora il palo alla destra di Brustenga e si perde sul fondo, un altro tiro di De Carolis al 12° della ripresa, per fortuna Saldana i tiri del Messina non hanno inquadrato lo specchio della porta, ad eccezione del palo colpito da Musa al 12°, altrimenti sarebbero stati dolori per la squadra di Giacomini che in questo momento si sta facendo riscaldare Veracini, quindi dovrebbe essere Veracini l'uomo di movimento, pronto a dare il campo da Marbellotto, prima al posto di lì quale sarà la mossa tattica del nostro allenatore, mentre c'è un fallo ora di Honor su Di Francesco che ha iniziato in realtà il secondo tempo con un piglio piuttosto vivace. Cioè, ha determinato la ammonizione di Honor quando siamo giunti al 12°, quasi al 13° del secondo tempo, Veracini si sta riscaldando il bordo del campo, ha smesso la parte superiore della tuta, dovrebbe fare il suo ingresso a breve sul terreno di gioco, non sappiamo con quale giovamento verrà per la manovra granata, il lancio in proprietà di Petraz per Stevan che ha un
certo quando il pallone pessima anche la prova di Stefano, per la verità, e il pallone si perde sul fondo, Pascella non ha per la verità grosso interesse ad accelerare il ritmo della partita, poi serve Polizzo, ancora il capitano verso Mascella, da Mascella ancora il pallone verso Paradini che supera in questo momento la trequattro da campo del Messina, nessuna granata gli si fa incontro, allora Paradini sceglie la via trasversale per Caremi, su cui interviene Zoff e c'è anche la munizione per Zoff per questo fallo su Caremi al 14esimo, nel secondo tempo viene ammonito anche Zoff, quindi gli ammoniti sono Caremi e Onor per il Messina, Zoff per la Salernitana, si rialza il calciatore Messina, calcio punizione battuto ora da Libera Polizzo, rilancio in profondità, troppo in profondità, troppo sul portiere, esce Bustinga, guanta la sfera e poi con Nani serve in avanti il numero 3 Marchi che supera la linea centrale del campo, ha un problema di girarsi per evitare il ritorno di Elias, scontro a fase alterna tra Marchi e Elias, poi il lancio di verità per Di Francesco che ha uno buono spunto in velocità e costringe il difensore Polizzo a respingere il paladare, no, cioè Elias che riesce a evitare il paladare. Secondo il segnalino, no, c'è una contestazione, comunque il paladare viene aggiudicato alla Salernitana sotto il settore degli istinti ed è abbondanza che sale il pallone a Tinaglia verso Zoff di Francesco, il tiro di Francesco è respinta in angolo del portiere Mascella al 15esimo del secondo tempo, c'è il primo tiro in porta della Salernitana, una fucilata di Francesco dal limite dell'area, il portiere Mascella si è disteso alla sua destra, ha mandato in calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo della Salernitana, la curva si ridesta un po', abbondanza va ad alimentare i cori, la curva con un gesto potente dell'abbraccio, poi rilancia il pallone al centro dell'area di testa, Paolini svetta, perfezione di servizio difensivo, l'ottimo Polizzo, poi ancora Cavallari, davanti alla difesa in profondità per Caremi che supera la linea centrale del campo, velocissimo serve De Carolis che supera Gentile, supera Petras, si presenta in area e poi per fortuna della Salernitana in cespica sul pallone e dà la possibilità Corsi di inviare il pallone stesso in calcio d'angolo, è stata un'azione pericolosissima, tutta in verticale del Messina con il tre passaggio di Pera Pagare a De Carolis che è scivolato sul terreno ancora umido per la pioggia che è caduta intermittente nel corso dei primi tempi, di quel tempo e poco dopo la Salernitana non è riuscita a concludere, ha dato la possibilità a Corsi di mettere in calcio d'angolo il cross alla destra di Nardi Caremi, a calcio d'angolo non ha esito, respinge a difesa con Petraz, il trovato di Francesco che sembra il più schierato della Salernitana, sua esistenza supera Onor, ma raddoppia in altura su di Polizzi, ancora il lancio per Vitulano che però ha un difettoso stop, non è la giornata di Vitulano, questa è Pallini riesce ad aggirarlo, a servire fin tanto il passaggio a Mascella, il pallone passa adesso a sua esistenza a Maglio che sulla in questa volta riesce dal campo, ha superato anche a Stefan, il lancio per la di Maglio, c'è un fallo che viene fissato, pensa bene nei confronti di Corsi, mentre si alza alto Lullo, Miguel, ma oggi veramente il Vitulano non ci sembra nelle condizioni di poter incidere su partita della partita, ora c'è un fallo su Zoff da parte di Caremi, i giocatori sono stati già ammoniti, ora c'è il relativo calcio di punizione battuto dall'abbondanza, allora lontano sia da Vitulano che da Di Francesco, diventa facile preda del portiere Mascella, mentre vediamo che in questo momento sta per fare il suo ingresso in campo, siamo al 17esimo del secondo tempo, Veracini, vediamo un po', ha smesso la tuta, quando il pallone uscirà dal campo, probabilmente il giocatore romano entrerà, non sappiamo ancora al posto di chi e in quale posizione detta del gioco dovrà collocare Giacomini che sta catechizzando il numero 14 della Salernitana, mentre per la stazione non la faccia giocare al campo, preda di abbondanza che perde un rimpallo, riconquista il pallone, Zoppa alle sue spalle, Tinaglia, farraginosa la manovra della Salernitana che poi si impappina a centrocampo, si il pubblico si sprecano per questa pessima prestazione della Salernitana, il pallone della stazione da parte di Mascella, il Messina forse ha il torto di non crederci molto, vuole stuzzicare, lo si dice il canche d'oro, preferisce traccheggiare il centrocampo, probabilmente è già pago del risultato di parità, mentre però termina
solo da parte dei calciatori tra le panchine di Giacomini e di Colomban si esita ancora, potrebbe anche entrare Veracini, non viene segnalato questa sostituzione, allora il Messina prende il gioco con Onor, Maglio molto ordinata la retroguardia del Messina, Poliz, il pallone a Caremi, ancora il lancio di là per De Carlis che supera Giuntino ma non Petraz, e poi rinvia Cosci, ancora di testa Zoppa, avventuroso questo controllo, però di abbandono da scivola, per scivola anche per l'età il suo avversario Cavallari, e poi mette lui a terra il libro Polizzo che scende sulla fascia di destra, sulla corrente della lancia del campo, lancia per libro qualità per De Carlis che però strattona visibilmente Gentile, perché si è fatto Gentile, calcio di per la Salentana quando siamo quasi al 19° del secondo tempo sul risultato di 0-0, ed è questo in questo momento avviene la sostituzione della Salentana. Attenzione, Raffaele De Cora sostituisce il numero 7 Stevan con il numero 14 Veracini. Quindi Veracini al posto di Stevan, viene tolta una punta da Giacomini che penetra a questo punto, per il misticcio di parole, tiene forza di due, perde la partita, rinforza il centrocampo, toglie l'evanescente Stevan e inserisce un centrocampista come Veracini, un centrocampista di quantità, allora è preda della difesa del Messina, avanza con Maglio sul settore di sinistra, il lancio in priorità per Caremi, vediamo che Veracini si è sistemato al fianco di Abbondanza sulla sinistra, adesso invece sono Zoff e Tinaglia, Abbondanza agisce leggermente davanti rispetto agli altri centri di Ronabis, in posizione quasi di trequartista, e ora lui a catturare il pallone a servire di Francesco che supera Onor ma non supera Polizio, mette il pallone in calcio d'angolo. Diciamo che forse Di Francesco, ma bene, questo secondo me è l'unico giocatore della Salentana che si dia un po' da fare, anche la prova individuale non è dei migliori, il calcio d'angolo di Abbondanza non ha esito, ha bloccato Mascella che ha preceduto compagni avversari, e quando scocca il 21° del secondo tempo il lancio pallone contro il centro del campo, pallone che preda di Veracini, rotto sul primo pallone, ordinato il centrocampista romano, serve in profondità la sfera, con lancio di una vita di metri per Zoff, di tacco per Tinaglia che non sa chi dare il pallone, tutta schierata a difesa del Messina, poi Abbondanza perde la sfera, la riconquista sulle spalle Veracini, ancora Abbondanza in profondità, lancio per Vitulano, lancio sbagliato, meglio Vitulano scatta come gli sta succedendo molto spesso questa partita, con una frazione di ritardo, e consente il recupero alla difesa del Messina, mentre ora c'è un fallo di Marchi su Elias e viene ammonito Marchi, viene ammonito Marchi al 22° è andato sulla fascia di destra e Marchi non ha potuto fare altro che atterrarlo praticamente, atteggiato anche per Marchi che era accoltato da lì anche al segnalino, Giacomini è in piedi, la partita si infiamma un po' perché ci sono delle scaramucce a centrocampo da Zoff e Cavallari, poi il pallone è preso di Gagliardi che in questo momento ha regolato il pallone, non si è visto molto l'ex giocatore Cosentino in copertura per fare quasi da playmaker basso di centrocampo, ora ha rilanciato il pallone sulla destra a beneficio di Caremi, di testa per Elias, ancora verso Gagliardi e Cavallari, Gagliardi ancora, il pallone staziona nella fascia generale del campo, Abbondanza lo perde, lo riconquista, si gioca un po' a ping pong, il pallone non tocca terra, poi finalmente decide di mettere il pallone a terra Petraz, perché lancia per dare Veracini che ha un difficile controllo del pallone, vediamo su Veracini gioca il numero 3 Maglio che gli spotta il pallone in fallo d'oro, quasi altezza per il calciatore sotto il settore dei distinti, lo stesso Veracini che serve il numero 10 Abbondanza, il capitano si gira, cerca un compagno libero, cerca la situazione, parla la Salernitana, poi Zoff, Tinaglia che per
perde il pallone, lo riconquista alle sue spalle Petraz, serve sulla destra ancora Veracini, poi il pallone da Veracini con un cambio di campo di 20 metri per Di Francesco, che è stato protetto, supera, cerca di superare Honor, deve tornare sui suoi passi perché non c'è spazio da quella parte, abbondanza, Vitulano, abbondanza, ancora Zoffa, ancora Titaglia, tiene palla alla Saldana ma non riesce a trovare sbocchi, manovra lenta, prevedibile, poi esce dalla propria metà campo con pallone ai piedi di Gagliardi che supera la linea centrale del campo e serve benissimo Edies in profondità che supera Marchi, cross a centro d'area, respinge la difesa, ancora c'è un tiro di Gagliardi da fuori, tiro di Gagliardi al 24esimo del secondo tempo, tiro alto sulla trasversale, porta difesa da Bustenga, metro e mezzo al di là della traversa e Bustenga ci ha ricordato il pallone, ha servito con i piedi il suo compagno di squadra Petraz, ma l'arbitro fa rettificare il tiro perché il pallone è stato cacciato in movimento, o meglio era stato posizionato al di fuori del vertice dell'area piccola, il rilancio di Petraz con la linea centrale del campo, la Salentana ora è sospita ancora al pubblico che si spasentisce ma in alcuni momenti sostiene la squadra mentre ricomincia a piovere, la peggiorina fitta, insistente, leggera, grigia e limita come questa partita, da centrocampo ancora Gagliardi che lotta col pallone tra i piedi, lo sradica letteralmente a Tinaglia, poi sopraggiunge Zoff, poi c'è ancora Gagliardi che lancia il pallone per la per Edies che supera Marchi, ancora si presenta a dire dell'area, interviene adesso Petraz che lo ferma con una certa autorità e poi serve il pallone in avanti dove non c'è nessuno perché Vitovano stava rientrando, Di Francesco convergeva e qui il pallone termina in fallo laterale quasi all'altezza della panchina di Colomban, vediamo ora che il pallone è preda del giocatore del Messina che effettuerà il rinvio, si tratta del 9 maglio, ancora il pallone verso Cavallaria, Gagliardi che ha superato la linea centrale del campo, sopravanza Tinaglia che gli è consentita ad atterrarlo, calcio vicino per il Messina per questo fallo su Gagliardi, 4 cimari contro la linea centrale del campo, spostati sul settore sinistra, il punto d'attacco del Messina da Careri, il lancio in proprietà per De Carlos che non riesce a raggiungere il pallone, poi è Petraz che lo ferma, finta il retropassaggio a Bustenga, serve invece in avanti il numero 14 Veracini che viene anticipato molto bene dallo stesso Maglio, diretto per l'infanto della casa altezza per Benedetta Ciano sotto al settore della tribuna centrale, da Veracini ancora Zoppa, Tinaglia ad abbondanza, cerca di affrontare con la Saletana, perde la sfera Vitulano, anticipato ancora da un ottimo intervento di Paolini, il migliore dei suoi, il pallone ancora in profondità verso Elias, di tacco per un compagno, per Gagliardi, ma ha capito tutto Petraz, ha interrotto questo fraseggio, ha servito per di Francesco che supera molto bene Honor, poi da 20 metri lascia partire un tiro alto che si spegne sul fondo, almeno ci ha provato Di Francesco, la Saletana non riesce ad arrivare in area di rigore, deve affidarsi a questi tiri da fuori, è già la seconda volta che Di Francesco ha tirato il pallone e il pallone stesso ha superato abbondantemente la traversa parte difesa da Mascella, però in questo momento posiziona il pallone a terra, osserva il pensato compagno di squadra, poi invita al rilancio il capitano libero Polizzo, lancio in profondità dell'ex giocatore da Massimiliano, ancora il colpo destro di De Carlos, ma c'è un fallo fischiato a De Carlos in attacco, si era appoggiato magari, era spinto Gentile, gli aveva impedito il rilancio, la cimizia per la Saletana proprio sulla lunetta dell'area di rigore ed è Petraz che rinvia il pallone verso Veracini perché cerca di superare il suo diretto avversario Maglio, riesce in primo momento, però poi c'è il ritorno su di lui di Polizzo per Parolini sulla destra, per Honor che ha di fronte a sé Di Francesco che lo contrasta molto bene, gli mette il pallone in fallo laterale e se l'altro Di Francesco sta cercando di arginare, di circoscrivere le avanzate di Honor che nel primo tempo sono state abbastanza vivaci, abbastanza puntuali e precise, sta giocando un discreto secondo tempo Di Francesco mentre il pallone a centrocampo è preda dei centrocampisti del Messina con Gagliardi che sta giocando una serie infinita di palloni e allarga il gioco stesso su Cavallari verso Caremi che è un po' scomparso in questo secondo tempo, verso Elias su cui gioca Marti in anticipo, gli mette il pallone in fallo laterale quasi all'altezza della metà campo sotto il settore dei distinti e lo stesso Elias
anzi poi lascia l'incombenza al numero 4 Paralari, a Paralari ancora Gagliardi, a Gagliardi a Caremi, ancora Gagliardi sul settore di destra per Elias, su Marchi c'è un doppio passo di Elias, però Marchi prende le misure ad Elias, lo ferma e poi rilancia per alla sua destra dove è pronto Pedraz a smistarlo verso il numero 2 Corsi, che ingaggia un duello alterno con Pensa Bene, poi Pensa Bene che gli mette il pallone in fallo della propria altezza della panchina di Giacomini, che è in piedi, sta dando disposizione alla squadra. Nessun miglioramento vedete in questo secondo tempo, quando siamo giunti al 26esimo, quasi 27esimo del secondo tempo, con il risultato ancora fermo sullo 0-0, al 27esimo del secondo tempo c'è questo tiro velleitario, velleitario da fuori di Cole Caravis, pallone da un 25 metri alto sulla traversa, le squadre ci pagano un po' stanche, un po' sfilacciate, sono un po' allungate, il Messina ha giocato un buon primo tempo, la ripresa si sta un po' limitando a controllare un leggera superazione territoriale da Saldana, che però non riesce ad incidere, due tiri di fuori di Francesco, uno parato per la verità incalciato da Mascella, ma nulla più per la Saldana, poco troppo poco per superare la squadra come il Messina, che ora comincia a perdere anche un po' di tempo con Gagliardi, che viene chiamato dall'arbitro per darne verbalmente. Pallone poi scivola via sull'erba bagnata, adesso non piove più, sta piovendo ad intermittenza dall'inizio della partita, partita grigia come il cielo, mentre bella era stata la partita di due settimane fa contro il Lecce, illuminata anche da un bel sole autunnale, sole che non ha fatto capolino su Vesuvi che c'è cioè, per pochissimi istanti all'inizio del primo tempo, poi però ora ricomincia a piovere, goccioloni piuttosto insistenti, quindi ripetiamo ad intermittenza, un po' scivoloso il terreno, ne fa le spese Veracini che scivola anche Gagliardi, poi però le sue spalle rinviene Cavallari per Caremi, che di prima tocca per De Carlos in fuorigioco, calcio di punizione per la Salernitana, è scattata la trappola del fuorigioco, orchestrata da Gentile Pedraz, ed è proprio Gentile che rinviene il pallone tra centrale del campo, ancora questi lanci a scavalcare il centrocampo, non si vede un fraseggio, non si vede un palleggio al centrocampo, non si vede una trama offensiva, ci si affida un po' all'inventiva dei singoli, in questo momento fa Di Francesco che supera Honor, poi c'è Polizzo, Di Francesco vorrebbe il calcio d'angolo, non è lo stesso viso l'arbitro, nel tampoco il segnalino, quindi quando scocca il 28esimo del secondo tempo sarà Mascella a riviare il pallone sotto la linea centrale del campo, di testa Cavallari, viene poi contratto da Abbondanza, il lancio con unità per Vidoano, interviene Gagliardi che sta recuperando un buon numero di palloni in questo secondo tempo, buona la prova dell'ex positivo, un lancio per Elias sulla destra, supera Marchi ma non Petraz, si è ripreso Petraz in questo secondo tempo, dopo un primo tempo per la bruttina, il lancio con unità per Di Francesco, viene pescato in fuorigioco, per la verità questo era un fuorigioco a nostro avviso abbastanza inesistente, l'arbitro infatti è stato un po' incerto sulla situazione del guardalinea se fissare meno a fissare un attimo di ritardo quando Di Francesco si era involato, ma tant'è, viene stasera questo fuorigioco, Di Francesco ha qualcosa da dire al segnalino, l'arbitro va a redarguirlo, poi fa riprendere il gioco con questo calcio di punizione, il rilancio di Poliz, oltre a centrare il campo in testa Cavallari, alle sue spalle rinviene Gagliardi, su cui gioca Zoff con alterna fortuna, ma Gagliardi se ne va sulla destra, lancio per unità per De Carolis, ancora De Carolis indietro per Gagliardi, lancio per Elias sul filo del fuorigioco, il cross di Elias, il pallone però si impenna, continuare dalla destra del Messina e termina la sua corsa alto sopra la terza parte difesa da Brustenga, mentre sta per scoccare quasi il trentesimo, 29 minuti e 30 secondi del primo del secondo tempo, 0-0 tra Salernitana e Messina, Gerardo per Radio Salerno International, rilancio di Petra sotto il lancio del campo per il colpo di testa di Parolini che ha letteralmente annullato il pericoloso Butulano, giocatore ancora un po' sconfortato, il nostro centravanti che pure aveva segnato tre gol nell'altra settimana, ora c'è il pallone
l'ennesimo errore di proposito del centrocampo da Gagliardi, Perellias in profondità, interviene ora Marchi, poi Petraz, Corsi, e che se la vede compensa bene, poco servito dai compagni di squadra, cioè Trento pensa bene, non ha dato lo stesso apporto di Musa alla squadra messica, mentre è ora ancora Gagliardi che ruota il pallone, però secondo l'arbitro commettendo fallo, dopo voti di abbondanza proprio da molti cui scocca la mezz'ora sul risultato di 0-0 tra Salernitana e Messina, abbondanza passa di la squadra, osserva il presidente compagno di squadra, lancia in profondità il pallone per Vidano, troppo in profondità esce Marcella, non ha nessuna difficoltà, il pallone a servire sulla sinistra Maglio, per 96 Caracino supera, con il disegno e facilità poi su lui che converge due Zoff, che mette il pallone in fallo laterale, proprio dalle panchine, il pallone ora è da Maglio indirizzato da Mani in campo per l'inserzione verso Calavari, verso Gagliardi, Careri, Elias si distende piacevolmente, il Messina supera Marchi, Elias ma non Petraz, poi c'è un batti e ribatti, un rimpallo che favorisce la Salernitana, ci sarà un fallo laterale all'altezza dei distinti, sotto il settore dei distinti, da Gentili a Petraz, ancora verso Veracini che supera la linea centrale del campo, non supera Maglio, ma il pallone viene poi catturato da Zoppa, Tinaglia che allarga il gioco finalmente sulla destra per abbondanza, che cerca di servire Di Francesco che con un doppio passo cerca di superare Ono, ma salta Ono che lo ferma brillantemente e gli mette il pallone in fallo laterale, la saltezza per Nereca facciamo sotto il settore distinti, lo stesso Di Francesco che accelera le versioni di presa del gioco all'indietro per Zoppa, ancora per Tinaglia, per abbondanza Di Francesco non trova sbocchi, la manovra Salernitana ancora alle sue spalle, interviene Zoff che allarga il gioco sulla fascia per Veracini che lascia scorrere il pallone credendo di avere qualcuno alle sue spalle, c'è soltanto Gagliardi che recupera il pallone, lo serve a Cavallari, a Careri. Premi che ora perde il pallone, uno dei pochi errori per il numero 10 del Messina, perde il pallone, Caremi è anche lui stanco, non piove più in questo momento, vediamo sta piovendo ad intermittenza dall'inizio della partita, si lega anzi una leggera brezza sembra sospingere la Salernitana, ma una brezza trasversale, il vento sembra cambiare un po' direzione adesso, mentre il pallone sta facendo la fascia centrale del campo da Gagliardi a Cavallari, ancora a Caremi, ad Elias, il Messina non affronta i colpi, ci sembra pago del risultato di parità di 0-0, qui ha tenuto qui a Salerno, vediamo se avesse avuto maggiore convinzione, forse il Messina avrebbe potuto ottenere qualcosa in più, ma certo che l'infortunio a Musa ha inciso molto sul peso specifico della sua cifra tecnica e sul peso d'attacco messinese, perché pensa bene, non sa da buona volontà, come in questo momento che è un difficile pallone, non ci sembra in grado di poter fare la differenza, anzi lo ferma molto bene Corsi, il pallone è indirizzato sulla destra per Zoff, ancora Veracini, da Veracini a fare il pallone verso Abbondanza, che subito sta andando in centro del campo, verso Vitulano, anticipato per l'ennesima volta da Paladino, e stavolta prepara il cuore di Francesco, mette il pallone in fallo laterale, lo stesso Di Francesco che serve alle sue squadre Abbondanza, Zoff, Tinaglia, e poi interviene Gagliardi, però commettendo fallo gioco Gabatese, interviene Gabatese di Gagliardi, calcio di per la Salernitana proprio nel circo centrocampo, viene battuto da Zoff per Tinaglia, Abbondanza, il lancio, l'ennesimo lancio in profondità per Vitulano che in primo momento riesce a raggiungere la sfera, però ha un difficile controllo del pallone, meglio non riesce a girarsi su lui contro una scimmia, guardia Barolini, ancora la meglio, poi manda il pallone in avanti per Cavallari, di testa per Gagliardi che supera il centrale del campo velocissimo, il piccolo centrocampista, in profondità il lancio per De Carolis, viene fischiato un fallo a De Carolis, ha spinto Gentile, calcio di per la Salernitana, che siamo giunti al 33esimo del secondo tempo, il lancio ora in profondità per De Carolis, perde un po' di tempo ora anche il Messina, De Carolis finge di non accorgersi del richiamo dell'arbitro che va a redarguirlo, ha lasciato scorrere il pallone, poi vediamo che Gentile accelera un po' le operazioni di presa del gioco, la Salernitana sta cercando in questi ultimi 10 minuti di imprimere la maggiore cadenza al confronto, il lancio in unità per De Francesco, Di Francesco ancora sulla sinistra, ingaggia l'ennesimo duello con Ono, la fase alterna Di Francesco alla meglio, poi però rinviene Ono molto bene, il giocatore della Juve, ex giocatore della Juventus, però il suo rilancio è sbagliato.
se vi dite questi fischi termina fuori, stanno le squadre sono piuttosto stanche, ma hanno disputato un primo tempo soprattutto in Messina di gran carriera. Vediamo ora che vengono anche aperte le porte dei distinti, ma più per consentire il deflusso di spettatori che per consentire invece l'accesso di altri spettatori, in quanto il stadio Vestuti è al limite della capienza. Anche oggi il geloso pubblico di Salerno ha risposto all'appello della società, ma la Salerno per ha giocato a disputare una bruttissima partita. C'era ancora Zoffo, Pedro Padrà, centrocampo ad opera di Gagliardi, uno dei migliori nel secondo tempo, il lancio in proprietà a Gagliardi per De Carolis, che stavolta però sbaglia il controllo, è stanco anche De Carolis, che ha dovuto sostenere quasi tutto il peso dell'attacco, che pensa bene, che in realtà non si è quasi mai visto. Ora però pensa bene, ci smentisce, perché va a recuperare un bel pallone sulla fascia di sinistra, poi supera Corsi, si presenta a livello d'aria, poi effettua un cross che viene messo in calcio d'angolo da Petraz. Pensa bene, per realtà ci ha smentito, è stato artefice di una buona azione sul rimane di buono spunto sulla sinistra, evidentemente non viene servito molto dai compagni di squadra, perciò è stato un po' lungo per tutto il secondo tempo, potrebbe costituire un'arma in più, perché De Carolis ci sembra ben controllato da Gentile Petraz, il cross di Caremi direttamente sul fondo, arcuato, è andato fuori, prima di terminare poi all'interno dell'area di rigore, aveva già superato la trasversale porta difesa da Brustenga, quando Brustenga si accinge ad effettuare questo rilancio, siamo ormai al 36esimo del secondo tempo, il pallone staziona da faccia tornare al campo, ancora Pagliardi che recupera l'ennesimo pallone, ottimo il secondo tempo della mezzala del Messina, poi c'è Zoff che interviene su Cavallari, c'è un batti e ribatti a centrocampo, ne esce vincitore Caremi che però sbaglia l'ultimo tocco per De Carolis, insomma interviene Gentile in anticipo, riesce ad arginare e ad aggirare anche per la metà la manovra di disturbo di De Carolis, serve il pallone a Corsi che riesce a distrarsi dalla sfera per evitare l'irruenza di pensa bene, poi alle loro spalle interviene Cavallari, ancora Gagliardi, a centrocampo in profondità, il pallone ora per De Carolis, di testa per nessuno, non c'è nessuno da fascia di destra e quindi il pallone Elias stava rientrando a centrocampo, termina fuori, mentre siamo giunti al 37esimo del secondo tempo, 8 minuti più recupero, per età non da parte della sostituzione di Veracini, non c'è stato granché da recuperare, non ci sarà granché da recuperare, a nostro avviso. Il pallone staziona lungo la faccia generale al campo, Cavallari che lo perde, all'opera di Abbondanza che rilancia questa volta in profondità, basso per Vituano, il tiro di Vituano viene ribattuto da Parodini, ma poi interviene Mascella che evita anche il calcio d'angolo, Vituano non si è quasi mai visto in tutta la partita, c'è stato un solo tiro da Salentano pericoloso in secondo tempo di Francesco, su cui si è prodotto in bello stile Mascella che è pegato in angolo, poi nulla più, troppo poco per una Salentana che ha delle ambizioni di velocità, però c'è un fallo a centrocampo su Zoff, la opera di Gagliardi, calcio di per la Salentana, Gagliardi chiede scusa al nostro mediano, ora il pallone va sulla sinistra, preda di Francesco, c'è la Honor, ma poi rinviene su di lui molto bene Polizzo, lo ferma, poi evita anche il fallo laterale in lungo linea in profondità per che supera la linea centrale del campo portando sui suoi passi con un lancio di esterno destro di circa 25 metri, pesca pensa bene sulla sinistra, pensa bene e vince il contrasto con Corsi ma non con Petraz che si è un po' riscattato in questo secondo tempo, ferma il pallone Petraz, poi finta il passaggio sulla sinistra, serve al centro Zoff che di prima intenzione fa avanzare Tinaglia, c'è più campo ora per la Salernitana perché Messina ha un po' arretrato il raggio della sua azione, il lancio che lo dà per Vitulano che secondo l'arbitro spinge Parolini, faccio menzione per la squadra del Messina, prestazione da dimenticare quella di Vitulano, ma un po' di tutta la squadra, per la verità della Salernitana sarà quasi in conclusione, quindi è il caso di tirare qualche di fare un bel bilancio questa partita, una partita mal giocata da Salernitana, soprattutto nel primo tempo, ma nel secondo tempo non è che abbia fatto neanche la squadra salernitana, non ha inciso molto la sostituzione di Veracini al posto dello spento Stefano, Veracini si è limitato a
svolge un compitino diligente, ma nulla più, a cercare di arginare un po' la pressione di LS e di aiutare anche sull'altro fronte Corsi quando avanzava. Pensa bene che in questo momento ha respinto il pallone nella sua metà campo a beneficio di Diego Aravis, pallone alto, Petras lo lascia a Brustenga che poi allarga il gioco sulla fascia per il numero 2 Corsi, che supera in questo momento la linea centrale campo, poi torna sui suoi passi, si trova quasi all'altezza della panchina di Giacomini, che è in piedi e sta dando alcune disposizioni a Bordanza, che è l'uomo deputato a raggiungere il pallone. In questo momento riceve il pallone dalla destra per allargare poi su Veracini, che si inserisce molto bene, il corso di Veracini al centro dell'area, c'è questo colpo di testa di Parolini in calcio d'angolo, c'è un calcio d'angolo anche per la Salernitana, quando siamo giunti al 40esimo quasi, 30 secondi del secondo tempo, sul risultato di 0-0, va a battere questo calcio d'angolo dalla bandierina di destra, sul fondo attacco della Salernitana, cioè sotto la tribuna, vicino a scoperta l'esploratoria, ha una Sandrina Abbondanza, il cross al centro dell'area, per spinta di difesa con Polizzo, poi Parolini, ancora di testa Honor, sono molto alti i giocatori della difesa del Messina, che è buon colpitore anche sul gioco aereo, si sanno far valere, e ora si va a Gagliardi, palla a terra, porta lo scompiglio con una fuga di circa 3 metri nella metà campo della Salernitana, poi lancia in priorità per De Carolis, che è molto stanco e non riesce a far proseguire il pallone per Pensapene, che viene stavolta girato bene da Corsi, che la gira, poi serve per una zoffa di Italia l'abbondanza di prima, perché c'è più campo ora, ma il Messina è guardingo a introduzione dei suoi 16 metri, il rilancio in priorità troppo in profondità, esce la scena a bordo della sfera e poi con i piedi la mette a terra, fa segno ai suoi compagni di squadra di alzare un po' il baricentro, rilancia il pallone oltre la linea centrale del campo. Magari lo stesso termina però la sua corsa oltre la linea terra, perché Elias è stanchissimo, anche Elias non è riuscito a recuperarlo, ora ricomincia a piovere, ma non è una pioggia di grande intensità, e il pallone ora stazionato dalla faccia generale del campo, lo perde Zoffa, l'opera di Cavallari, poi lo riconquista alle sue spalle di Naglia, Abbondanza, Veracini, ancora verso Abbondanza che non sa chiudere la sfera, tutti i giocatori della Salernitana sono marcati, non fanno grosso movimento in avanti, c'è lì Francesco che si fa vedere alle spalle della porta, troppo lontano, non riesce a recuperare il pallone Vitulano, poi ancora il pallone schizza verso Di Francesco, anticipato da Honor, ma secondo l'arbitro è stato commesso un fallo da parte del nostro Di Francesco, non vuol dire che questo è il primo, per cui al 41esimo del secondo tempo l'arbitro, il signor Leni Perugia, assegna il suo calcio di punizione al Messina, due metri oltre la linea dell'area di rigore, spostati sul settore di destra, sotto i distinti il lancio di Polizzo, oltre il centro del campo di testa, alla meglio il piccolo Gagliardi nei confronti di Abbondanza, poi però c'è un calcio di punizione per la Salernitana, perché Gagliardi secondo l'arbitro avrebbe spinto Abbondanza, a terra, calcio di punizione viene battuta da Zoppo di Naglia, l'arbitro lo fa spazientire un po' il pubblico perché fa ribattere il calcio di punizione, Abbondanza sulla sinistra per Veracini che supera Maglio, ma poi rientra su di lui il numero 4 Cavallari, un po' a Gagliardi, gli stessi di scambio di Messina su con Pensabene, sulla sinistra molto pericoloso, Pensabene, il cross viene deviato da Corsi in calcio d'angolo, noi siamo lasciati per Messina, quando siamo giunti quasi al 42esimo del secondo tempo, c'è un risultato di 0-0 tra Salernitana e Messina, va a battere questo calcio d'angolo Carelli, che poi però ci ripensa, lascia il compito a Cavallari, il cross molto sul portiere di testa, svetta Petraz, il pallone verso la fascia laterale, sta per riuscire al campo a dare in fascia laterale, però poi ci pensa Marchi a mandare avanti con un calcione, però questo pallone era da Cavallari, ma Gagliardi, ancora il pallone sulla sinistra per Carelli, molto stanco anche Carelli che cede il pallone al vicinissimo Pensabene, che vista da lui non più di 3 metri, Pensabene si invasa fascia sinistra e poi cerca di concludere il suo tiro, sorvola la porta difesa da
da Brustinga, sta un giro di alleggerimento e si perde sul fondo. Brustinga va a recuperare il pallone, posiziona sul vertice destro dell'area, invita all'azione il compagno di squadra Petraz, da Petraz con l'abbondanza che ha un po' di difficoltà a liberarsi di Cavallari, riesce prima subentra Tagliardi, ancora verso Elias sulla destra, viene anticipato da Marchi, stavolta in bello stile, e si ripropone sulla fascia di sinistra Marchi, inseguito da Elias che gli permette fallo, anzi no, secondo l'arbitro si tratta di una semplice messa in gioco con le mani per la Salernitana, da Marchi ad abbondanza a Tinaglia, le squadre si rendono piuttosto paghe del risultato finora conseguito, gli lanci di unità per Vituano, di testa Parolini, Polizzo, Cavallari, Gagliardi, il cliché è abbastanza stucchevole, il pallone è il solito passaggio a Caremi che si libera di Zoff, rilancia per unità per Pensabene sul filo del fuorigioco, però poi Pensabene scivola e si riesce per recuperare il pallone da terra, servito alle sue spalle a Macavallari, ma ha capito tutto Veracini che interrompe questa zona di gioco e quando siamo giunti al 43esimo del secondo tempo rilancia il pallone in proprietà per Vituano, troppo centrale, troppo sul portiere, interviene Mascella quasi limite l'area, durante la sfera e serve Paladini, la palla ancora verso Polizzo, Cavallari, Gagliardi, Caremi, ancora Gagliardi, Cavallari, Garevi, Caremi ancora, supera nel centro del campo, torna sui suoi passi, invita all'azione o finge di invitare l'azione Polizzo, poi lancia in di esterno, sinistro, pallone oltre la metà campo verso Elias che stoppa per un effetto che mette a terra sotto i distinti, davanti a sé Marchi ancora verso Caremi, in profondità il lancio per Pensabene che scatta con altri ritardi, interviene Corsi che si impappina, poi però alle sue spalle interviene molto bene Petraz, ancora Corsi, Petraz si chiude il triangolo a beneficio di abbondanza di prima per Vituano, troppo in profondità il pallone, Vituano non scatta più, Vituano non gradisce questi passaggi a mezzo altezza, il nostro centravanti, e quando sono giunto al 44esimo del secondo tempo il portiere Mascella con le mani serve Gagliardi che si trova quasi a metà campo, sperto per il petto, Gagliardi è libero, poi il lancio di unità per Elias che ha ingaggiato l'ennesimo duello con Marchi che in primo tempo lo ferma, poi serve alle sue spalle il pallone a Petraz, Gentile, poi Corsi, fa circolare la palla a Salutana, il pallone al centrocampo per Zoff, la Zoff a Tinaglia all'abbondanza, il pallone verso Vituano di spalle alla porta, alle sue spalle c'è lo so per Parolini che lo ferma molto bene, e poi c'è il rilancio mentre siamo giunti proprio in questo momento al 45 del secondo anno, dove il signor Leri di Perugia sta consultando il suo cronometro, non più ci sarà molto da recuperare, c'è stata solo un'interruzione dovuta alla sostituzione di Stefan con Veracini, intorno al 19esimo del secondo tempo, è proprio Veracini che ha recuperato il pallone in questo momento, ha servito abbondanza, perde il pallone abbondanza, lo perde anche Gagliardi, uno dei pochi errori della mezzala del Messina, sulle spalle rinviene però Cavallari, il lancio priorità, troppo priorità per Elias, pallone che scivola via, perché il fallo laterale, però Reni dice che può bastare così e mette il triplice fischio di chiusura.